La magia della danza. Passi lievi, movimenti sinuosi, per raccontare mondi alternativi, fiabe moderne, per confidare verità nascoste nei sentimenti. Il teatro rinasce da qui, dalla nuova edizione di Danza in Rete Festival Vicenza Schio, dall'arte che è libertà, che pervade luoghi di spettacolo, spazi urbani, dalla danza che non viene confinata più in un solo teatro, ma si muove in spazi artistici diversi tra il Teatro Comunale di Vicenza e il Teatro Civico di Schio. È un legame che dura felicemente dentro a tante discipline, non soltanto alla danza ma anche al teatro. Questo è un modo per riaffermare ognuno nella propria autonomia questo concetto di fare teatro per la collettività, che è unica nella parola ma rappresenta una molteplicità invece di forme, di pubblico, di anime, di coscienze nella realtà. La danza è senza confini, si espande direttamente così come tante cose. Questa collaborazione con Schio è fondamentale, perché non solo perché siamo due fondazioni e quindi siamo istituzionalmente vicine anche da questo punto di vista, ma perché abbiamo gli stessi obiettivi e abbiamo gli stessi obiettivi rivolti al pubblico e di avvicinare il pubblico alla danza, che è questa disciplina straordinaria, meravigliosa, che rende tutti più felici. Il festival, riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura, torna con oltre 50 appuntamenti da febbraio a maggio. L'obiettivo dichiarato è creare nuovi stimoli, motivazioni, impulsi per accompagnare la crescita della comunità, abbattendo pregiudizi culturali, limiti urbani e consuetudini sociali, aprendo nuove visioni sulla sperimentazione di codici artistici e coreografici. Insomma, una rivoluzione che avviene proprio nel momento in cui l'epidemia perde forza e si riaprono spazi, squarci di libertà. Si torna a riavvicinarsi, si torna a teatro. L'invito a ognuno è Danza, Vivi, Sogna. Danza, Vivi, Sogna, perché è una cosa stupenda ricordare che potremmo riprendere con questo anche. E la danza è un linguaggio dell'uomo. Un linguaggio che ovviamente può essere diverso da periodo a periodo, ecco quindi che ci sono spettacoli di danza classica, spettacoli di danza moderna, spettacoli di danza diversa da paese a paese, e noi proporremo questo tipo di spettacoli, 50 spettacoli in un periodo di 3 mesi, offrendo anche dei momenti di approfondimento per insegnare al pubblico, anche e soprattutto ai giovani, cos'è la danza, come va guardata, come va gustata e come va applaudita.